E qui tutte le promesse, tutte le speranze. Questa ecco, è proprio, sì, diciamo, è proprio Borghi la, oriented, questa è orientata proprio su Borghi. La promessa. Grazie. Flat tax, che è partita così, ed era la flat tax unica al 15% per tutti, e questa era la prima promessa della Lega. Poi è arrivato il contratto, il governo giallo-verde si è trasformata già in due aliquote fisse al 15 al 20 per persone fisiche, partite IVA, imprese e famiglie, questo nel contratto. Quindi diciamo fin da subito non è stata proprio flat, aveva due aliquote, quindi lo vediamo qual era la proposta. 15% per redditi fino a 80.000 euro, 20% per redditi sopra gli 80.000 euro, si era parlato di 50 miliardi di costo. Poi è diventata, diciamo, nella legge di bilancio un'altra cosa ancora, quindi è diventata la flat tax per gli autonomi, aliquota al 15 fino a 65.000 euro e al 20 arriverà dal 2020 fino a 100.000 euro. A regime 1,4 miliardi di costo, quindi diciamo lontano da quei 50 miliardi iniziali. E poi c'è chi ha detto che questa flat tax, diciamo studiandola, in qualche modo andava a livello diciamo di sistema fiscale a creare degli squilibri, ad esempio con i lavoratori dipendenti, perché su un stesso reddito imponibile, ad esempio 30.000 euro, la partita IVA che ha la flat tax, quindi l'autonomo, pagherebbe 4.500 euro di tasse, lo stesso imponibile 7.400, 45.000. Diciamo fino al 50% in più, ovviamente, questo è uno studio della UIL, ovviamente i dipendenti avrebbero altre garanzie rispetto agli autonomi, però diciamo a livello fiscale avrebbero tanto vantaggio le partite IVA. E poi ancora per le famiglie è l'ultima ipotesi che si è fatta, cioè adesso sta arrivando anche la proposta di un'aliquota al 15% se il reddito familiare è inferiore a 50.000 euro. Anche in questo caso quanto costerà? Diciamo, si è parlato di 12-15 miliardi secondo la Lega, e comunque sono tantissimi rispetto a quanto è costata la flat tax, appunto, che abbiamo visto per gli autonomi, e visto che per l'anno prossimo, per scongiurare le clausole IVA, dobbiamo trovarne una ventina, tra 15 e 17 miliardi secondo altre stime. Diciamo che secondo noi siamo ancora lontani dalla promessa iniziale, al di là dei rischi e dei costi, e quindi abbiamo dato, in base al nostro giudizio, una luce verde. Vi faccio vedere soltanto alla fine il contatore, perché noi monitoriamo tutte le promesse del governo e siamo quasi a 70 promesse, mantenimento al 30,7%.